Bene amici di AndroidBlog.it, oggi vediamo insieme l'unboxing, quindi cosa contiene la confezione dello Zopo 1000, uno smartphone ovviamente proveniente dalla Cina che è tutto da scoprire per quanto riguarda sia la dotazione hardware che il lato estetico. Scopriamolo insieme. Eccola la confezione dello Zopo 1000 che abbiamo appena ricevuto qui in redazione, che ricorda un po' la classica confezione di questi smartphone provenienti dalla Cina e prodotti appunto da questa azienda. Se non conoscete l'azienda in questione, vi rimandiamo a vedere sul nostro canale la recensione dello Zopo ZP998, che è stato uno dei dispositivi più chiacchierati di questa azienda. Andiamo intanto ad effettuare l'unboxing di questo dispositivo e vi preannuncio anche che la dotazione è abbastanza interessante. Abbiamo qui intanto lo smartphone nella colorazione oro che adesso andiamo a vedere nello specifico per le varie caratteristiche. Subito abbiamo anche la spilletta per rimuovere la SIM che va inserita nel vano destro del dispositivo, che supporta sia la scheda in formato micro che in formato nano. Andiamo poi a vedere cos'altro contiene la confezione, se magari riusciamo ad aprirla. Abbiamo poi la classica pellicola protettiva per lo schermo che troviamo quasi all'interno di ogni dispositivo proveniente dalla Cina. Poi un paio di cuffie auricolari non in-ear ma di ottima qualità in linea con il prodotto generale. Il cavo USB, micro USB per ricariche e connessioni al computer e il caricatore ovviamente USB adattato alla presa italiana dal momento che lo smartphone viene venduto da zopomobile.it, che è un importatore che diciamo distribuisce e vende i prodotti direttamente dall'Italia. Andiamo subito a vedere le caratteristiche di questo smartphone. Innanzitutto abbiamo uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD, un processore MediaTek Octa-Core, quindi MediaTek 6592 con frequenze pari ad 1,7 GHz, 1 GB di RAM, 16 MB di memoria interna espandibile tramite non espandibile, scusate, tramite micro SD. 14 megapixel di fotocamera posteriore, ovviamente accompagnata dal flash LED. Qui abbiamo il microfono secondario per attutire i rumori. Poi qui abbiamo l'altoparlante di sistema e una fotocamera frontale, tanto per rimanere in ambito multimediale, da 5 megapixel. Abbiamo qui poi vari sensori per la luminosità automatica e per le varie gesture che supportano questi dispositivi, e abbiamo anche l'altoparlante qui presente nella parte superiore. Nella parte bassa abbiamo i tre tasti touch che non sono retroilluminati e quindi ciò può darci qualche piccolo problemino durante l'utilizzo in notturna. Ma queste e molte altre informazioni le andremo a scoprire insieme nella recensione completa che trovate sul nostro canale, fra pochissimi giorni. Per Android Blog, Nicola De Cillis.